piazza Sant'Alfonso sta diventando l'agorà. L'agorà dove si discute di problemi della città, si discute di politica. Ed è l'agorà per, in principal modo, per la Lega Salvini Premier e del suo portavoce, il dottore Luigi Amendola. Buonasera, salve. Siamo non a caso in piazza Sant'Alfonso, vero? Certo, certo, piazza Sant'Alfonso. Di turismo religioso. Vogliamo cominciare, partendo da piazza Sant'Alfonso, a parlare di turismo religioso. A differenza del turismo nello stretto della parola, turismo religioso ha proprio l'obiettivo della fede. L'obiettivo della fede, dove mediante tutte le visite che si possono fare all'interno del nostro percorso delle nostre chiese si possono valutare tutti gli aspetti culturali e belli della nostra città. Noi a Pagani abbiamo una possibilità enorme di poter fare turismo religioso. Parto principalmente da Piazza Sant'Alfonso, dove all'interno della Basilica noi abbiamo il corpo di Sant'Alfonso e abbiamo anche, diciamo, i padri redentoristi qui a Pagani, il che insomma non è una cosa da poco. Abbiamo diciamo, la Chiesa della Purità con il Bambino di Praga, abbiamo il Santuario della Madonna delle Galline, con un'importante manifestazione che viene fatta ogni anno, che ospita oltre i 50.000-60.000 turisti, possiamo definire, che ci vengono a visitare per vedere i 3 giorni di folklore della festa e anche momenti di intenso impatto religioso, insomma, che vive tutta la città. Quindi Pagani può offrire qualcosa di diverso, di bello? Ma infatti questo è appena la metà di tutto quello che può offrire Pagani mediante il turismo religioso. Non ci dimentichiamo anche i corpi di Felice e Costanza che abbiamo all'interno di Corpo di Cristo della Chiesa Madre. Non dimentichiamo diciamo che abbiamo anche la chiesa di San Francesco di Paola, dove ricordiamo San Francesco prima è passato per la nostra chiesa a Pagani prima di andare poi a piedi in Francia, la chiesa di San Sisto, la chiesa di Montevergine. Quindi abbiamo tanto e tanto da poter raccontare. Potrebbe anche far nascere, diciamo, un servizio alberghiero. Già a Pagani ci sono i B&B che funzionano, potremmo incrementare questo. Non a caso, visto che nell'ultimo periodo si stanno intensificando e si sta parlando molto di turismo religioso, mediante alcune associazioni presenti sul territorio è già stato fatto ed è anche finito il primo corso di B&B o anche di affittacamere. Quindi Pagani si sta avviando in questo percorso importante, anche perché poi il percorso del turismo religioso comporta anche una rivitalizzazione della città sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto sociale e anche sotto l'aspetto economico, perché poi con i flussi di persone in più che arrivano all'interno della nostra città, la città si muove l'economia e quindi la città tende a cambiare e si ha un altro volto della città, sia anche in modo naturale una città più sicura, perché se ci sono le persone per strada è ovvio ed è normale che chi vuole delinquere, persone di malaffare, cerca di delocalizzarsi e di non stare più all'interno del centro come si sta facendo in questo momento. Quindi turismo religioso, e poi dopo dobbiamo dare anche la ricetta di quello che la Lega Salvini Campania in questo momento propone. Però prima di fare le sue proposte io vorrei ripresentare i candidati. Eccoci. Che questo pomeriggio ci fanno compagnia. Partiamo sempre che bel sorriso, bellissimo. Grazie. E allora, tu sei? Eleonora Pisani. Pisani, candidata con la candidata Lega. Candidata con la Lega. Turismo religioso. Sì, effettivamente il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo tanto da offrire, abbiamo tante strutture, abbiamo siti importanti e chiaramente manca sempre quel meccanismo, quella marcia in più che non riusciamo a dare al nostro paese. Madonna delle Galline, 100.000 persone, Luigi Amendola ha detto 50.000-60.000, io dico 100.000. Potrebbe servire a dare lavoro. Certo, come no. Salve, io sono Angela Colangelo, candidata anch'io consigliere comunale Lega, con la Lega, candidato sindaco Alberico Gambino. Senti, Sant'Alfonso può essere un modo per portare
turisti qui a Pagani? Beh, io penso che la Basilica di Sant'Alfonso dovrebbe essere fiore all'occhiello per quanto riguarda il turismo religioso dell'Agro Nocerino Sarnese. Voglio ricordare che è stato autore di un'importantissima canzone di Natale conosciuta in tutto il mondo. Anche, allora, volendo anche solo far questo, dovrebbe incrementare tantissimo quella che è l'attrattiva turistica qui a Pagani e si potrebbero fare tantissimi interventi. E potrebbe diventare Pagani la città del Natale. Anche no, le stelle, dovrebbe essere in quel periodo Pagani dovrebbe essere ancora più bella e dovrebbe ancora in quel periodo ricevere ancora di più turisti che magari incuriositi da chi ha scritto la famosissima canzone Tu scendi dalle stelle. Grazie, congratulazioni, candidato, aspetta, candidato. Mosca Giancarlo. Senti Giancarlo, una bella avventura. Sì, per me è la prima esperienza e spero che sia una grandissima esperienza perché ho tanto da offrire al comune di Pagani con le mie esperienze lavorative. Ti arricchirà a prescindere. Sì, 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 mi arricchirà. Comunque a prescindere. Ti arricchirà. Mi arricchirà, sì. Senti, sì. Stiamo parlando di turismo religioso, sì. Santuario della Madonna delle Galline, oltre Sant'Alfonso. Sono realtà che ormai risapute da tutte le parti del mondo. Se parliamo anche di Sant'Alfonso, come la collega certo ha menzionato la canzone Tu scendi dalle stelle, vi dico questa realtà, in Afghanistan anche gli afghani conoscono la canzone di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Guarda un po', quella piccola parte di comunità cattolica conoscono la canzone di Sant'Alfonso, quindi perché non utilizzare, diciamo, questo strumento, portare economia a Pagani con il turismo religioso è un volano, potrebbe essere un volano per la nostra economia. Certamente, certamente. L'unica cosa che mi dispiace è che Sant'Alfonso non è conosciuto da gran parte dei paganesi, però è molto conosciuto all'estero, sia per le composizioni di Tu scendi dalle stelle che Quando nascette Nin. Però molti paganesi, la cosa brutta è che non sanno che c'è un museo alfonsiano, non l'hanno mai visitato. Io direi partiamo prima da noi paganesi a conoscere la storia di Sant'Alfonso. Io faccio un esempio, sono stato a San Gerardo di Maiella perché mio padre è molto devoto a San Gerardo di Maiella e se andiamo a visitare giù dove ci sono le chiese, dove è stato San Gerardo di Maiella, c'è Sant'Alfonso Maria de Liguori Pagani, allievo di Sant'Alfonso. Quindi dico, San Gerardo ha un successo enorme come turismo, Pagani Sant'Alfonso invece pecca un po' sotto questo aspetto. Abbiamo presentato alcuni dei candidati della Lega, Salvini Premier, giovani, ma l'età matura ci vuole, perché l'età matura è saggia. È ovvio che ci sta l'età matura, quando sei sotto la sessantina, quindi è un'età abbastanza matura. E allora, come si chiama il candidato che sta con me adesso? Si chiama Agostino Tortora, nella lista di Salvini, come consigliere comunale a Pagani. Perché Agostino si è voluto candidare? Niente, è stata una scelta così, una scelta senza nessun tipo di significato. Devo dare una mano. Voglio dare una mano al partito, alla sigla e basta. Questo è. Per una Pagani diversa o sempre uguale? No, una Pagani diversa, è ovvio. È ovvio una Pagani diversa. Paganese di quale quartiere? Io sto, diciamo, un quartiere medio, sulla Nazionale a Pagani, abita via Corallo, insomma, quello è il quartiere. Problemi non ce ne sono. No, ci stanno pure dappertutto, i problemi ci sono dappertutto, voi lo sapete. Il primo è il parcheggio selvaggio. Parcheggio selvaggio, un po' illuminazione, spazzatura, tante di quelle. Agostino, buona campagna elettorale. Grazie. Grazie, e che creve. Ciao. Sono ancora al lavoro, quindi i disponibili insomma si sono portati. Volevamo qui a Piazza Sant'Alfonso. Volevamo parlare di un altro argomento e poi chiudere. Ah certo, come no. Allora, ovviamente abbiamo fatto un piccolo racconto di come immaginiamo noi la città turistica religiosa paganese. Adesso dobbiamo dare anche la ricetta di quello che intende fare poi il nostro partito, quindi la Lega, insieme al candidato e al futuro sindaco Alberico Gambina. Quindi in primis noi chiederemo al nostro sindaco un assessore a ramo che si dovrà dedicare con competenza e dedizione allo sviluppo del turismo religioso. Bisogna intensificare
e cercare di capire in che modo si possono aprire B&B, case vacanze, e in che modo si possono intercettare anche altri circuiti, tenendo presente che, facendo una riflessione, noi ci troviamo proprio al centro tra due poli turistici importanti, Napoli da una parte e Salerno dall'altra parte, diciamo con la costiera amalfitana. Noi che ci troviamo proprio ad essere adiacenti a Pompei, potremmo fare una fusione delle nostre bellezze culturali, delle nostre chiese per lo sviluppo del turismo religioso insieme a Pompei. Quindi individuare anche un circuito che metta su un percorso comune di turismo religioso, perché io penso che ne abbiamo tutte le carte in tavola, ne abbiamo tutte le caratteristiche, ne abbiamo tutte le potenzialità, ed in questo momento non ci accontentiamo più di dare solo l'indirizzo politico, ma vogliamo essere anche protagonisti di questo importante processo di rivitalizzazione della nostra città. Perché e mi sembra che con queste candidate e questi candidati il lavoro si possa cominciare. Da come ha notato l'entusiasmo e alle stelle, ci crediamo nel cambiamento, ci crediamo in un paese diverso. Ovviamente tutto questo di cui abbiamo parlato poc'anzi comporterà anche una maggiore sicurezza, comporterà anche obbligatoriamente le strade pulite, comporterà anche la zona a traffico limitato, perché diventa poi un paese ad attrazione turistica e non possiamo essere ancora all'anno zero come siamo adesso. Allora, per fare questo c'è bisogno che si voti? Per fare questo c'è bisogno che si voti tutta la coalizione di centrodestra, esattamente Lega Salvini Premier, Lega Salvini Campania, per dirla con precisione, e candidato sindaco il nostro amico di sempre, Alberico Gambino. E i candidati, o almeno in parte dei candidati, abbiamo presentato già. Stasera e l'altro giorno ne mancano ancora, ma li presenteremo insieme. Li presenteremo nei prossimi spazi autogestiti che facciamo. Per il momento la nostra quota rosa e tutti i candidati, anche una bella maschietti. Quota rosa, sorridente, entusiasta. Quindi. Sorridente e combattiva, caro professore, non solo sorridente, sorridente e combattiva, anche perché anche noi siamo soldati del popolo, ma anche loro sono soldati di Pagani, e quindi combatteremo tutti quanti insieme, perché Pagani debba cambiare volto e non dobbiamo vivere più di quella che in questo momento è la speranza persa. Noi vogliamo aprire gli occhi e sognare ad occhi aperti. E allora, in bocca al lupo, buona fortuna. Crepi. Parliamo ai cittadini di Pagani che sognano e vogliono una città normale. Parliamo ai cittadini che chiedono a gran voce una città più sicura, che offra certezze e lavoro con meno tasse, dove l'idea di futuro si misura sulla qualità dei cibi che arrivano sulle nostre tavole, sulla possibilità delle persone di rimanere a vivere, studiare e lavorare là dove sono nate e cresciute, senza scappare all'estero. Dove l'idea di futuro si misura sulla diffusione della cultura e il rilancio del turismo attraverso la valorizzazione delle nostre tradizioni. Per far tornare a splendere il paese che ci hanno consegnato i nostri nonni e i nostri genitori. Questo è il nostro progetto e vogliamo realizzarlo insieme a voi. Alle prossime elezioni amministrative di maggio, usa il buon senso, vota Lega.